Benvenuti sul canale 9000 giri e lavorazioni. Oggi parleremo di BMW e BMW un po' particolari. In questo caso stiamo parlando di un BMW M5 Touring della serie E61, una macchina del 2010, quindi non recentissima, ma molto molto particolare. La particolarità principale direi che è il motore. Un motore di questo genere ben difficilmente è stato replicato o si è visto. Questo è un 10 cilindri a 60 gradi, un motore veramente eccezionale, nel senso che nel 2010 è stato mutuato dal punto di vista tecnico da, diciamo, dall'esperienza che BMW aveva fatto nelle competizioni di Formula 1, quindi completamente in alluminio. Motore che erogava e eroga anche adesso più di 500 cavalli, per l'esattezza 507 cavalli, con 520 Nm di coppia. È stato un motore che è stato premiato a memoria per 4 anni consecutivi come il motore tecnologicamente più avanzato dell'epoca. Quindi diciamo che il cuore, la parte principale di questa macchina è il tipo di propulsore che con i moderni motori che ci sono oggi c'è da scordarsi le prestazioni di un motore di questo genere. Come dicevo, una macchina del 2010, il cliente appunto ha voluto, è affezionato a questa macchina e ha voluto fare un check generale della vettura, andando a mirare su determinati argomenti che poi pian piano vi elencherò, per o ripararli o ripristinarli o migliorarli. Quindi iniziamo dal motore. Questa macchina partiamo dal concetto che non ha nulla di particolarmente problematico, quindi sono tutti sistemi di manutenzione o upgrade per avere dei miglioramenti dal punto di vista tecnico e qualitativo. Partiamo dal motore. Sul motore abbiamo fatto il classico servizio di manutenzione a cambio automatico. Questo è un cambio DSG a 7 rapporti, la macchina ha poco più di 100.000 km, 120.000 km, quindi come abbiamo specificato più volte è consigliabile, anche se le case costruttrici di solito non danno questo tipo di indicazione, è consigliabile fare un servizio di manutenzione e cambio automatico appunto attorno ai 100.000 km. Significa scartare l'olio vecchio, pulire tutta la parte con un olio particolare, con un additivo che va a pulire l'olio vecchio, cambiare il filtro, mettere l'olio nuovo. A questo punto il cambio, diciamo, da un punto di vista tecnico ritorna alla sua piena efficienza. Questo tipo di servizio, oltre ad avere una fluidità di cambiata diversa, poi dipende sempre dal chilometraggio, dipende dalle condizioni del cambio, uno dei motivi principali di questo servizio è quello di allontanare nel futuro, si spera sempre mai, problematiche appunto sul cambio, perché se vengono fuori problematiche sul cambio, soprattutto su cambi anche come queste, i costi di riparazione sono veramente più. Quindi la prima cosa che abbiamo consigliato ai clienti che abbiamo fatto è il servizio di manutenzione cambio automatico. La seconda cosa, sempre parlando del motore, era appena stata tagliandata, quindi non abbiamo fatto interventi, diciamo, normali tagliando. La seconda cosa che abbiamo fatto è proporre il servizio di pulizia interna del motore con idrogeno. Questo è un servizio che stiamo proponendo da alcuni mesi e devo dire che anche in questo caso ci sta dando dei risultati molto molto interessanti. Questo è un motore che ha due condotti di aspirazione, quindi essendo un motore a V abbiamo dovuto fare due pulizie per ciascuna testata. Viene inserito appunto con un'apparecchiatura che abbiamo in officina grande, quindi è un sistema che viene inserito una cannettina nel condotto di aspirazione, la macchina deve stare in moto per un'ora e questo macchinario appunto eroga idrogeno che viene combusto insieme al carburante e molto lentamente va a sciogliere e pulire tutte quelle morchie che nel corso degli anni, ovviamente in qualunque tipo di motore, in maniera particolare diesel, però comunque anche sul benzina, anche se questo è comunque un aspirato, anche sul benzina comunque con tanti chilometri è evidente che delle incrostazioni e delle morchie si formano. Il fatto di pulire via tutte queste incrostazioni, che qui partiamo dal condotto di aspirazione, camera di combustione, catalizzatore, cioè tutto quello che è la parte sopra il pistone, quindi non certo la parte sotto dove c'è la pompa dell'olio, viene completamente pulito e una volta che uno prova la macchina
questo l'abbiamo riscontrato praticamente sempre. Ogni volta che noi facciamo questo tipo di servizio, proviamo la macchina prima, la proviamo dopo, e volendo si potrebbe fare anche un riscontro in termini di potenza. La macchina si comporta in maniera molto più fluida, cioè va a recuperare una, cioè non è che si vanno dei cavalli in più, ovviamente si vanno a recuperare parte dei cavalli che con l'andare degli anni parzialmente si sono persi appunto per questo discorso di impostazioni che hanno limitato diciamo il funzionamento ottimale del motore. Quindi questi due lavori sono stati proposti dal cliente su una macchina di questo tipo, sicuramente sono state una delle soluzioni ottimali. Adesso io passerei alla parte meccanica e vediamo che tipo di interventi, in questi casi sono già stati fatti, adesso dobbiamo proseguire con i lavori e vediamo che interventi andiamo a fare sulla parte impianto frenante, sulla parte scarico e sulla parte assetto. Parlando dell'impianto frenante, questo è uno degli aspetti, chiamiamo così, di riparazione, cioè è un aspetto dove questa macchina, appunto avendo fatto diversi chilometri, era arrivata al punto di mettere le mani sull'impianto frenante. Quindi abbiamo analizzato tutto l'impianto frenante e abbiamo deciso col cliente di sostituire, cioè di lasciare buone le pinze, che comunque sono delle pinze alte molto generose, quindi l'impianto frenante inteso come pinza e pompa l'abbiamo lasciato, e andremo a cambiare tutto il resto. Quindi partendo dai dischi, questa macchina ha un impianto frenante veramente di dimensioni molto elevate, perché ha dischi da 374 sull'anteriore e da 372 praticamente uguali anteriore e posteriore. Quindi la prima cosa da fare ovviamente è sostituire i quattro dischi. In questo caso abbiamo selezionato Zimmermann come marchio, un ottimo prodotto, tanto vero che è lo stesso fornitore che produce dischi freno anche per Porsche, per Lamborghini, anche per altre ditte che sono appunto o producono con Brembo o producono con Zimmermann, quindi sono dischi di altissima qualità. Questo ad esempio è un disco anteriore molto pesante, monolitico, da appunto 374, con la classica foratura così come sul disco di serie. La differenza rispetto al disco di serie è che questo disco qua, che è in ghisa, la parte appunto esterna è solamente un discorso di finitura, poi diventerà lucido come lo è su tutti i dischi, è il tenore della ghisa, cioè quello che fa la differenza di un disco sportivo rispetto a un disco di serie è la temperatura della ghisa, quindi la temperatura del materiale che può sopportare un punto di calore superiore. Questo cosa significa? Che io su un disco di questo genere posso montare delle pastiglie, in questo caso abbiamo selezionato delle ABC, mescola gialla, quindi pastiglie organiche, sportive, utilizzo stradale, quindi non estreme, che ovviamente svilupperanno un maggior calore per poter accorciare la frenata. Ovviamente bisogna un materiale più duro, l'accumulamento del disco creerà un maggior calore, quindi il giusto balance è quello di avere un disco che sopporta un calore maggiore per poter montare delle pastiglie chiaramente sportive. In questo caso l'impianto frenante rimane da un punto di vista tecnico esattamente come lo è adesso, con lo stesso diametro, però la frenata ne beneficia abbondantemente, perché ovviamente diciamo si accorciano gli spazi. Macchina di alcuni anni, il consiglio che diamo noi, non li abbiamo ancora ricevuti, per cui è una delle ultime cose che ci mancano, abbiamo consigliato al cliente di cambiare anche le tubazioni freno, perché anche le tubazioni freno sono uno di quegli aspetti che compongono l'impianto frenante e da un punto di vista tecnico, oltre, siccome all'interno dei dischi freno c'è appunto l'olio freni, che è un olio altamente diciamo corrosivo, la tubazione dopo un certo numero di anni tende, come si suol dire in gergo, a lascarsi, a fare il cosiddetto effetto polmone. Quindi nel ricomporre un impianto frenante in maniera ottimale bisogna tener conto anche delle tubazioni freno, con l'alternativa che uno può avere o prende delle nuove tubazioni in gomma, o come in questo caso abbiamo optato per delle tubazioni in maglia metallica, quindi con lo stesso diametro, gli stessi punti di attacco sulla pinza e sulla pompa, con
l'intelaiatura metallica in maniera tale che non subiscono, anche nel corso degli anni, non subiscono più questo effetto polmone, in maniera tale che la pressione data dalla pompa non si disperde più parzialmente sulla dilatazione del tubo, ma arriva direttamente sui pistoncini che comandano, che vengono comandati dalla pizza. Quindi in questo caso l'impianto frenante, una volta fatto, tenendo in considerazione che la pinza, adesso la controlliamo, se è da, diamo una controllata anche quella, se è da revisionare o da pulire, controlliamo anche quella, l'impianto frenante a questo punto viene utilizzato. Un'altra parte dove il cliente ci ha chiesto di intervenire è il controllo dell'assetto. Allora, questa macchina ha la particolarità di avere un assetto autolivellante sulla parte posteriore, quindi ha una parte anteriore classica con gli ammortizzatori, sono ammortizzatori molto particolari in alluminio, con le molle. Sulla parte posteriore invece non ci sono le molle, ma ci sono degli ammortizzatori a soffione, chiaramente cosiddetti ad aria, che si vanno ad autolivellare a seconda del carico. Il cliente ci ha chiesto, appunto, da un punto di vista, già che c'eravamo, mettiamola così, da un punto di vista estetico ma anche prestazionale, di intervenire sull'assetto. Quindi in questo caso abbiamo ordinato, monteremo le due molle, perché come dicevo il discorso delle molle viene sostituito solo sulla parte anteriore, e sulla parte posteriore dovevamo poi intervenire con un computer per andare a autolivellare, o meglio ad adeguare l'altezza del posteriore in funzione del fatto che, montando due molle anteriori sportive, la macchina si abbasserà. Dobbiamo fare noi l'autolivellamento e deve essere fatto tramite computer per andare appunto a creare quel sistema di altezza costante fra l'anteriore e il posteriore. Io passerei adesso nella parte finale del lavoro, che riguarda appunto il discorso dello scarico. Vi facciamo vedere il tipo di lavoro e vi facciamo sentire il sound, in maniera tale da chiudere questo tipo di capitolo su questa M5. Allora, riguardo allo scarico, questo è l'ultimo dei lavori che ci sono stati commissionati. Partiamo dal concetto che la motivazione per la quale il cliente ha chiesto di lavorare sullo scarico è perché, come lo vedrete nelle foto, questo tipo di impianto di scarico sulla parte posteriore, esattamente dove c'è l'asse posteriore, nella conformazione di serie ha questi tubi che passano sotto all'asse posteriore, e quindi da un punto di vista estetico, adesso noi ormai l'abbiamo cambiato e non si vede dal vivo, abbiamo le foto, per cui vi facciamo vedere le foto. Se uno si mette appena distante 2-3 metri dal posteriore della macchina, si vedono questi tubi che fanno una curva accentuata e onestamente, da un punto di vista estetico, non sono granché belli. C'è una motivazione pratica per il fatto che li abbiano posizionati in quel modo, per non farli passare troppo vicino ai soffioni degli ammortizzatori dei quali vi avevo parlato precedentemente, e per non creare un problema appunto con la gomma del soffione. Abbiamo trovato un fornitore che è la Super Sprint di Mantova, con un sistema da un punto di vista tecnico che va a eliminare proprio il discorso estetico del passaggio sotto il ponte posteriore. Quindi adesso vi farò anche vedere dove passano questi tubi. Chiaramente sono sempre i tubi posteriori, ma fanno un angolo molto meno accentuato rispetto a prima, e quindi da un punto di vista estetico non si vede più lo scarico a distanza, cioè si vedono solo le quattro uscite. Quindi questo per quanto riguarda la parte centrale, chiamiamolo così. Alla parte centrale ovviamente abbiamo dovuto abbinare anche il posteriore, quindi abbiamo montato un silenziatore sportivo sempre con le quattro uscite, perché anche nella soluzione dello scarico di serie montava le quattro uscite. In questo caso è uno scarico sportivo, quindi con una sonorità più accentuata, quindi sia da un punto di vista prestazionale che da un punto di vista estetico, e soprattutto anche da un punto di vista qualitativo. Questo è un acciaio che durerà in eterno. Lo scarico originale era un buono scarico, però è un acciaio di diverso tipo, quindi anche tipo di situazione che ci siamo trovati, proprio anche per tirare giù lo scarico, che ha lavorato a temperature molto elevate per diversi anni, per tanti chilometri, lo scarico si vedeva che aveva subito un certo tipo di usura. Uno scarico come questo in acciaio praticamente è. Io adesso vi faccio sentire un attimo la rumorosità, giusto per capire
che tipo di risultato è venuto fuori su questo tipo di vettura. Direi che per oggi è tutto, spero e mi auguro che tutto quello che vi abbiamo elencato sui lavori eseguiti su questa BMW vi sia piaciuto, vi invitiamo pertanto a seguirci, se avete bisogno di informazioni potete consultare il sito www.energeri.it, contattarci direttamente in sede, noi siamo sempre disponibili dal lunedì al venerdì allo 0273 83 175, e soprattutto fondamentale, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Alla prossima! We'll be right back.